Buonasera a tutti, ben ritrovati al Galdiero in studio. Buonasera Sirio. Buonasera a te, Federico. Come andiamo? Non c'è ancora nessuno in live, quindi Non è vero, non è abbiamo vero. già degli avventori. Quindi questo. Plurale. Plurale. Ah, questa sera si fanno i compiti, quindi. Io nel frattempo continuo a mangiare il delizioso salame al cioccolato che mi ha conferito. Chi? Guardate, lei. Lei con la L maiuscola, ma al contempo, Minuscola. esatto. E che spaccim. Solo che le famosissime nocciole per me sono ancora un po' troppo. Dure, sono abbastanza stronde, Dure più congelate. surgelate. No, io approfitto di questo breve intervallo per prendere caricamento. Sì. Diamo più dignità questa sera, eh? Buonasera, Ivan. Ben ritrovato. Cuoricini a te. Non vedo l'ora di iniziare le live Sculpt and Chill, in cui molto probabilmente non dico una parola. Lavoro e basta, con musichetta un po' più alta, tipo Study Time. Salutiamo Study Time. Ci segue sempre. Che non ci segue semprissimo, però ci segue. Non sarebbe più accanite. Comunque nella top 10. Non so se ne avevamo più parlato, Ivan. Com'è andata alla fine la ricerca del wallet perduto, del crypto wallet? È andata bene o male? Facci sapere perché siamo interessati. Molto. I tuoi soldi. Sono chiaramente interessato al tuo dinero. Spariamo in anteprima. Non la spariamo in anteprima. Che c'è scritto? Obiettivo? 20, 10 Aggiornato e giunte. basta, Esatto. perfetto. No! Lo posso cambiare in diretta, tanto Ivan è un conoscitore delle Lo materie cambiamo, lo future. cambiamo. Oh, Che cosa? Ma mamma. che bellezza, boh, eh? Stavo cadendo. Proviamo. Lì ci vanno a chi Come sperà. mangio lo fa? Eye of the tiger. Terminiamo l'obiettivo. Apparirà una scritta? Difficile Ancora obiettivo. non c'è, non ci ho più parlato. E qua, qua, da qua. Uncle Pear. Si opera. Sono molto d'accordo con queste affermazioni. Neo-affermazioni. Questi neo-sillogismi. Allora, io stasera vorrei utilizzare super valigetta con colori scadenti, ma se non li utilizziamo mai i colori scadenti non scadono mai. Tanto il nero mi serve veramente poco. Resistentissimo a questo gancio, anche in vertigine orizzontale tiene, eh. Inizio. Perfetto. Obiettivi aggiornati. Che colori ho qui? Ma sì, dai. Dove non Se arrivo. li Li ho mostri, mostrati, lei era sincero, impegnato. è l'unica persona che è riuscita a trovare gli RGB di Tendra, proprio C'è te. il magenta. Palesemente fake, fake natura, palesemente artificioso, che c'è scritto primo. Non sembra uno dei colori primi. Come Non c'è senso. sia questo blu scuro che questo ciano chiaro, che hanno entrambi scritto primo, ma.
Invece il rosso non ce l'ha scritto prima, ma va bene. Non c'era la testa. Sono scaduti. Cioè, che succede? 20 o 21? Che succede quando scadono i colori? Io non riesco a capire se sia una reale scadenza. Comunque potrebbero essere scaduti a febbraio, ma sono stati acquistati poco prima, quindi... I fortissimi dubbi che non li puoi mangiare neanche prima. Ah. I migliori sono arrivati. Solo io. Ma va bene, dai, iniziamo, cambiamo la... Guarda che carini. Adesso spariscono dalla visuale. No, quasi. Organizzato. Mi sistemo anche l'iPad, via. Allora, iniziamo quindi da Rick. Assolutamente. Rick, cognome? Sanchez. No, no, ormai... Non è più un fan. Io... Faccia vedere i suoi dati. Ma ieri in live da Moccia hanno chiamato il nonno novantenne e la madre tipo ha fatto vedere... Cioè, ha avvicinato... Riscatto la parte... Aspetta che ci sia un po' più di fermento. Comunque, ieri sera il signor Bored Berry l'ha riscattata. Era stata molto divertente. L'ha trovata molto divertente il signor Bored Berry. Formuliamola così la frase. Allora. Il signor Bored Berry è piaciuta molto la barzelletta. Dove ce l'avrò? Sul drive? Sicuramente. Lei ha un drive con... tantissime cose. Materiali, con la vinilica. Ah, certo. Ma a me mi piace fare le cose più articolate, via. Perfetto, quindi non va bene un incarnato per il signor Rick Sanchez, perché appunto il colore del suo incarnato è pressoché paonazzo, sì, cioè è livido. Cianotico. È la parola giusta. Pronti, la qualità video è incredibile. Sono molto sorpreso. Io potrei provare a inclinarlo un pochino, eh. Qual è il suo rialzo preferito? Quello sotto il computer, però no, perché sennò si inclinerebbe solo così. Se tu lo metti in quel modo, se tu lo metti da questo lato, vai. Allora facciamo così. Allora lasci normale. Intanto Ivank può riscattare la barzelletta, così che Federico ci pensa. Ah, io la cerco su Google. Questo è il massimo a cui possiamo ambire. Ma vabbè, cioè, non se ne preoccupi eccessivamente. Credo che mi è molto difficile. Non preoccuparti. Perfetto. Abbiamo risolto anche questo problema. Oh, però vedete che già il colore per... Perfetto. È pieno di rosso questo colore. Me li mettiamo qui così li vedete. Coloriamo quello per i tip. Come facciamo a non spoilerarlo? Siamo esseri umani. Siamo sempre... una difficoltà per... No, mi tengo i forni di Carmine. Verranno una fortuna in futuro. Varranno. È la stessa cosa che sto facendo io con i punti canale del signor Schianto. Di qualsiasi streamer. Sicuramente adesso che non è in diretta, per una pausa, sarà sicuramente guardando questa diretta. Dopo aver riscattato appunto l'abbonamento regalato da Niche on Twitch. Signor Chianto, che salutiamo per la prima volta. Per favore riscatti i punti Carmine con una barzelletta. Così che la possiamo deludere. Varranno una fortuna. Secondo me è una criptovaluta il punto Carmine. Secondo me... dovranno, come si dice, commercializzarli all'interno di Twitch. Sì, interessante. Interessante. Io ho messo veramente tanto questa sorta di ciano, chiamiamolo, però adesso lo devo schiarire.
Ma l'ha visto il parlando di criptovalute qualche, penso ormai un mese fa, che lo stadio di non mi ricordo quale città Allora, noi siamo andati spediti come trattori, però io in realtà volevo carteggiarlo un po', cioè volevo sistemare qualche accortezza carteggiandolo. Lo stadio di Los Angeles Lakers, famosissimo stadio, lo Staples Center. Lo Staples Center cambierà il nome e diventerà lo stadio Crypto.com. Ah, mappela. Che ho scoperto essere uno dei maggiori siti, cioè, o quantomeno quello che spinge più sulla. Che poi in realtà, da quello che ho capito, è un sito, perché oggi ci sono andato in maniera veloce, è un sito solamente in cui monitori le valute, se investi o meno nelle valute. Ah, ok. Quindi io spero non sia troppo fastidioso il rumore della carteggiata. Però nel trailer di Crypto.com c'è il signor Matt Damon, quello che paga del dinero. E mi è venuto in mente perché sto vedendo i Dogecoin oggi, perché sono entrato sul suo sito e sulla home page, fate tutti quanti, mi devono 200 euro. Chi? Quelli, i signori. I signori Lakers. I signori cripto investitori. E sono andato giù appunto sul sito e vedevo i Dogecoin che ci hanno avuto un'impennata poco tempo fa, perché sono tanto sensibili a impennamenti i social, i Dogecoin. Ah, ok, quindi dopo questa manovra di marketing sono impennati, cioè tanto sensibili, tipo quando sono schizzati, quando Elon Musk ha detto una roba, poi crollano quando ne dice un'altra. quindi è tanto sensibili, e adesso hanno avuto un'impennata e stanno piano piano ricrollando tutti, vedo che tutte le valute stanno il rosso qui, anche se in realtà stanno in positivo, ma la linea generale è perfetta. Anche Bitcoin. L'ho scoperto l'altra sera con una discussione con Ivan che i Bitcoin sono un numero limitato, cioè non sono infiniti, sì, perché devono essere estratti. Però mi pare di aver capito, correggimi se sbaglio Ivan, comunque il numero di Bitcoin non è infinito e quindi rende ancora più inquietante tutto quello che sta dietro al mondo dei Bitcoin. Cioè non è infinito perché dipendono comunque dalle schede video, se non sbaglio. Cioè, per questo motivo, cioè da un certo punto di vista, finché esisteranno le schede video, se non penso che io sono veramente indeciso se siano schede video la prova vista, però finché verranno create schede video, Bitcoin esisteranno, cioè, okay. Forse, non lo so, è un'ipotesi, aspetto per 21 milioni. Noi dobbiamo diminuire il ritardo. Io credo che, cioè non so come facciamo a diminuire il ritardo della chat, sinceramente. Ivan, per favore, che cos'è 21 milioni? 200 euro? Te ne prego. Ah no, il numero di Bitcoin. Ah, totali. Per tutto il mondo tanti non sono, se ci pensi. No, pochissimi, sono pochissimi. Poi saranno distribuiti in maniera totalmente non equa, quindi E Crypto.com ha aperto anche la sezione dedicata agli NFT. Oh. I 76 hanno aperto una pagina Bitcoin, una, yeah, cosa, 76. Una pagina, è una
una pagina NFT, non so se si chiamano pagine, scusate, scusate visualizzatori che siete affini con questo mondo, non so i termini. Gli A26 è una squadra di basket, di NBA, quindi come hanno fatto, mi sembra, i Lakers, penso anche altre squadre che vendevano i video delle schiacciate. Ah, sì. Penso che anche loro stiano adottando una cosa simile. Ok. Sarà interessante sta cosa, cioè, è tanto interessante. E, cioè, dare valore a cioè l'arte non tangibile, no? È stata messa in discussione tantissimo l'arte nell'ultimo secolo, quindi di già l'ulteriore messa in discussione. I bitcoin esisteranno sempre e comunque, 21 milioni è il numero massimo esistibile. Esatto. Cioè massimo nel senso che... Non ne possono circolare di più. Pazzesco, ma questo dipende dal mercato o dipende da fattori tecnici? Ci risponda, Ivan. Non so perché brilla questo Rick. Felice. No, sembra che ha tipo le pagliette sotto. Boom! Dicevo, cioè per l'ennesima volta... Ma vogliamo provare a zoomare un po' di più? L'arte viene messa in discussione. Vada così, poi... Oh. È uguale? Un pelo più zoomato, mi sa. Cioè l'arte è completamente non tangibile e addirittura non è unica, cioè nel senso non è più neanche il pezzo unico, perché la performance, comprare una performance è comunque comprare una cosa non tangibile, tu non porti a casa una persona che te balla. Sì, compri la foto, il video. E in questo caso non è tangibile ma è anche riproducibile. È di tutti, ma è tua. Quindi c'è l'ennesimo. È tipo la proprietà, la proprietà privata, però a un livello ancora superiore. C'è una proprietà privata che è pubblica, ma che il tempo stesso. Cioè, è privatizzata, ma è pubblica. È strano, un'evoluzione assoluta. È un nuovo concetto all'interno, sì. Chissà che cosa avrebbe detto il signor Marx. Leggiamo i punk. Esistono i fan token, in pratica avendoli hai accesso a cose esclusive come sconti sul merchandising oppure partecipare a sondaggi per decidere come sorterà un giocatore X. Bello! Non ho capito. Praticamente mi sa riferito alle squadre di basket dell'NBA. Esistono i fan token. Che ovvero quando è accesso a cose esclusive come sconti su merchandise oppure partecipare a sondaggi per decidere come sconterà un giocatore. Assurdo, cioè tanta roba. Scusate, partito. Sto guardando il profilo della IIHF, che è Hockey. Adesso. Sì. Voglio vedere se c'era qualcosa di interessante, ma vedo i video. Ma guardiamocelo insieme allora, scusate, ma che stiamo facendo? Vai, serata NFT. Facciamo il tarandello. Andiamo qua. Ma va. Questo, allora, sto fatto dei collectibles un po' a me mi facilita la vita, nel senso, in quanto grafico per me è un concetto affine, sì, pratico, però cioè qui è la serialità pura.
cioè la sai, cioè un famoso saggio di Walter Benjamin. Suo pensiero, quando aprite un wallet per NFT ci chiede Ivank e ci dice tuo pensiero è gratis. Ehi. E che cosa ci vincola? Cioè quali sono le clausole? Quando soldi sapigliano. Per cui ci gratuita l'apertura del wallet. Che però, cioè nel senso, quanto costa solitamente un wallet? Perché io sapevo che il costo è più per mettere l'NFT, cioè per pubblicarlo. C'è anche quel costo. Ma non so... Forse so... Che hanno un costo... No, forse funziona tipo carta di credito, che tu paghi una tassa annuale. O forse addirittura... Addirittura... non solo... Cioè il discorso della tratta annuale, penso che dipenda da sito in sito, ecco questo, mi sono perso un attimo perché leggevo... No, io stavo guardando che non è così il colore che sto dando io. È perché è più saldo. Ah, ok. Cosa ne pensate? Io sto capendo piano piano. Ivan che sempre ci dice. Cosa ne pensiamo? Quello che stava dicendo Sirio. Io... Cioè, ancora la penso del... Cioè, sono dell'idea che, appunto, come tutte le nuove cose che fanno arricchire, devi partire da una base stabile. Non puoi buttarti lì e sperare di fare i soldi. Infatti, gli NFT che sono stati venduti a cifre più alte e che hanno fatto più clamore sono di artisti che a un certo punto si sono messi... a vendere gli NFT. Quindi diciamo che, visto che è così fondamentale crearsi una fan base e un giro, appunto, se ce l'hai. Sì, cioè quello è il discorso della fan base, è sicuramente stra importante e soprattutto è destabilizzante. Cioè una persona che entra a far parte degli NFT, la fan base, ecco, c'è tanto, secondo me è tanto male. Vabbè, è come entrare su Twitch con 3 spettatori. Corretto, è tutto gratis, ma per imprimere l'opera nella blockchain ci vogliono anche 80 euro, dipende. O pensi che ha la possibilità di farlo gratis in modo semi permanente, per farla breve, ma si vendono comunque. Però è come dici tu, il nome fa tanto. Cioè gente che si trasferisce solo su altre piattaforme che sono più moderne. Però comunque penso che il discorso di base sia lo stesso. Allora, poi non c'è, c'è anche, ci sarà anche tutto un discorso, cioè legalmente attualmente non c'è niente. Cioè, non so quanto sì, quanto non già c'è praticamente niente adesso, non so nello specifico, però come tutte le cose fresche ancora si deve... Non ci sono regolamentazioni, anche il motivo... Sì, come quello che successe su Twitch, degli streamer che provarono a dire: oh raga, guarda che se... Twitch, se non stai le regole mie, guarda che io abbandono il canale, E pochi al mondo possono fare questo discorso. Perché appunto non penso che Twitch vada in rosso. No. Se uno streamer qualsiasi da 20.000, ne sono tanti 20.000, però... È uno dei tanti 20.000. Esatto. 20.000 vedranno qualcos'altro. Ma vedi, per il esempio... sindacato degli streamer. Bored Yacht Club, conoscete? Vediamo. Ah, Bored Ape, come no? Chi è?
È quello famoso. Quello che dici sempre. Te. No, che dici sempre, no, però. Quello delle scimmie. È quello delle scimmie. Corretto. No, no, però no, non era questo quello che dicevo io. Io dicevo io che sì. Usava la scimmia, cioè che la scimmia era l'elemento più raro, e solo perché la scimmia di tutte queste immagini era l'elemento raro, adesso la gente fa scimmie. Io questo lo conosco, cioè uno di quelli che esce fuori sempre quando cerchi NFT. Trovo, allora, una delle robe più fighe in assoluto del discorso degli NFT, e ne parlavo forse in un altro Caldiero in studio. Mazza, quanto riesco. È la il livello di rarità. Sì. Forse ne parlavamo, vediamo se ce l'ha qua sotto. Perché allora proviamo a fare questo colore di volto. Questo vende in effetti a 250.000 baht, soldi in media. Ok. Sì, infatti c'è un video su YouTube che dice come ho fatto, come intervistiamo la persona che ha fatto 1,5 milioni con gli NFT. Infatti questo è OpenSea. Vedi, stava su OpenSea. Dicevo, una delle robe più fighe è questo discorso della rarità. Che ogni parte del soggetto ha una rarità. C'ha lo sfondo di un colore rispetto a un altro, c'ha un livello di rarità. Il colore, la tipologia degli occhi aperti, socchiusi, chiusi, scazzati, con gli occhiali, felici. C'è tutto questo, c'ha una percentuale di rarità. E la cosa assurda è che questa rarità la gestisce il produttore. Quindi il produttore da un momento all'altro può fare il pezzo più raro che c'ha a disposizione. Sì, mettendoci tutti gli elementi più rari, cioè tutti gli elementi che alzano il livello di rarità in un NFT. Però non lo farà mai, secondo me. Perché fa svalutare tutti gli altri. Perché una volta che hai fatto il pezzo più raro, poi se lo scende. Esatto. Cioè, puoi andare solo da lì in poi, ma soprattutto è il pezzo più raro per quel momento, perché tu qui l'occhio magari ti viene in mente che fa... Un occhio vuoto, un occhio tolto, sì. E che è ancora più raro dell'occhio che era iper raro, capito? Okay. Quindi secondo me è controproducente fa la cosa di massima rarità. Cioè darei sempre 9 su 10, non darei mai 10 su 10. Eccetto il momento in cui deciderai di chiudere. Vediamo un po'. Cioè, il giorno in cui dici questa è l'ultima. In realtà volevo parlarvi di quest'altro. Cioè degli NFT? Boh, penso, o del livello di rarità, o comunque di questo. The Bored Ape. The Bored Ape, ok. No, aspetta, lui ne ha 10.000 generati. Dovrebbe essere un meccanismo automatico, esatto. E infatti era l'altra parte del ragionamento che facevamo, perché tu dici, io costruisco tutte le parti a disposizione, costruisco tutti i colori del fondo che mi interessano, costruisco tutti i cappelli, tutti gli occhi, tutte le bocche, tutti gli accessori, e poi lascio fare un algoritmo per me, genera di volta in volta uno casuale e lo pubblico. Quindi c'è un grande lavoro di progettazione, per questo dico anche affine, perché tu è affine col mestiere mio, perché tu programmi tutto quello che poi sarà. Mm-hmm. E quindi okay. C'è tanto lavoro di calcolo dietro, a prescindere dalla matematica dietro al fatto Rick con la barba, è bellissimo. È diventato Homer Simpson. Lo mostri in camera. Sì, l'ho mostrato, è diventato...
un palese Homer Simpson. E quindi è interessantissimo questo discorso del fatto che se fate immagini potrei fare il software. Eccolo l'impiego. È qui Ivan che entra in gioco. Speravamo in te. Io Ivan. Sirio già li sta preparando. Cioè, io Ivan ci ho iniziato a ragionare un mese fa. Quindi se mi dai un altro mesetto. Prepara il software. Meno di un mese. Pensavo fosse un meno, io tra un mese meno. Esatto. Penso che lei mena con gli NFT. No, io ci posso pensare sul serio, Ivan. Chiamerò sempre Ivan, che non esisteva. Certo. Sì, devo solamente capire qual è la soluzione più pop. Che mi rispecchia di più, ma in realtà a me mi interessa più il catchy che l'appetitoso. Sì, piuttosto che la rappresentanza, io posso rappresentare al di fuori di quello che vendo. Mi importa che le cose che faccio piacciono in questo campo. Quindi una correzione strana in questo campo. Sì, perché non pare che campo per piacere agli altri, invece no, non mi interessa che piace agli altri perché le altre persone... È la fanbase di cui necessita per gli NFT. No, ma neanche, perché fa piacere che le altre persone provino piacere, quindi non per forza devono provare piacere su una cosa che mi rappresenta. Lei è un martire. È distaccato a me. Però tantissimi, quindi ma l'ha già fatti 10.000, no? Anche perché 10.000, il discorso è capire quanto possa andare. Serve una sì, se serve una forte componente di pubblicità. Diceva anche. Sì, io quella è una delle, credo, poche certezze che ho. Nel senso, io credo intensamente al fatto che bisogna individuare i canali giusti per promuoversi in maniera gratuita e i canali giusti per promuoversi in maniera costosa. Già sono iscritto, già sto bazzicando il Reddit degli NFT. Cioè è mitico. Per capire il livello e quanto giro c'è. Capire quanto deve sudare. Sì. Ognuno è numerato. Sì, esatto. Ognuno è numerato. Sono ore, cioè ormai sono 10 minuti che scorro, siamo solamente al 240. Però la potenza di queste è le... Guarda che carino il webcam. Sì. Ah, ecco, grazie. Cioè il colore qui è azzeccatissimo perché è più saturo. È un po' più roteo qui. Invece è meno scuro, cioè meno saturo. Però la potenza del Bored Ape è la quantità di variabili. Guardi qui. Tantissime. È abbastanza similare, dai. Se vuole cambio camera. Lo vuole mostrare in camera? No, da qua assolutamente non. Perché non si satura quel monitor? Perché è LCD. Ah, qua non è saturo quella camera. Ma infatti questa non è mai stata satura. Però stasera mi pareva satura perché. Ah no, mi sa che la luce gialla allora. Boh, non lo so. Ti mando una copia. una copia, signor Ivan. Che se non ho il cellulare lo mi avvicino. Ma una copia di che? Ma non lo so. Lei la mandi, signor Ivan? Sì, noi capiremo a posteriori. Vediamo questo sito. Stasera NFT audio. NFT audio anche.
Non c'è più l'audio? Ehi! Hey! Non si sente più? Penso. Da quanto? No, si sente. Salta ogni tanto, dice. Strano. Ma ieri, non vorrei essere ripetitivo, ma ieri ho visto un po' di maratone del signor Moccia. Ieri sulla chat a un certo punto fioccavano audio best villain della maratona, che si mutava di punto in bianco, cioè senza che accadesse niente e che delle impostazioni dovevano essere aggiornate. E a un certo punto divenne il DVD, il best villain della maratona. Ok, forse perché carica, sta caricando un sacco di immagini a alta risoluzione contemporaneamente, però cioè, ho visto che il bitrate è un po' instabile. Ribio. Comunque sì, veramente notevole. Ci sarà da fare tanto lavoro di progettazione. Ma vediamo il Reddit, lei non c'ha Reddit, quindi... No, entri con il suo, come si dice, con il suo deep web. Esatto. Ok, vediamo. The most valuable, NFT. Appetible. Ah sì, anche questo. Magari fosse responsive Google, che ha smesso di essere. Voi che conoscete il mondo. Voi che lavorate alla Google. Perché Google non è più responsive? Allora, vediamo. Questo. Scusate, sto facendo prendere il mal di testa. Ma a noi il mal di testa piace. Bon. CryptoPunk. Quindi il signor Rick è quasi finito, faccio un attimo la pupilla nera. Watching Mountain A. Ui. E vorrei. Watching. Che coccheruna. Ma perché si sono fissati? Perché si sono fissati con le ape? Cioè, per amor di Dio, è divertente perché... Ma ti dico, secondo me perché c'è stato sto boom di sto tipo che appunto la sua variante ape, non una delle varianti dell'ape, è però... questo signor Ivank? Scusi, no che secondo me il clamore là c'è stato con la scimmia e quindi la gente ha fatto uno più uno, dice ah quindi devo fare le scimmie per averci successo. Ok. Ma mi metta da qualche parte piccolino, per favore. Non esisto più nella live. Metta in basso a destra. Da quando sono stato tagliato fuori? Lo so che nell'ultimo Caldiro in studio la scelta era diversa, ma... come CryptoPunk tendono a copiare una cosa che funziona. Così che chi non si può permettere quello che costa 200.000 a botta si compra quello che ne viene un pochettino meno. Certo. Ma nel senso, ma come funziona in generale nel mercato? Cioè, comunque chi non si può permettere Dior o chi non si può permettere Giuliano Calza Design. Ma è Giuliano Calza per scelta, non lo... Giuliano Calza è uno dei brand italiani più forti che vengono riconosciuti attualmente. E dicevo, chi non si può permettere quello magari compra Stussy, per dire, più accessibile.
è tanto elitario, cioè, vabbè, si parla sempre di arte, quindi va bene Che sia elitaria. che... No, nel senso, ormai siamo abituati a percepire la... che una cosa di valore c'ha valore monetario, perché il mondo parla attraverso quello e quindi il mondo attribuisce valore tramite i soldi, purtroppo, o per fortuna, come ci pare a noi, però, e questo chiaramente si rispecchia sull'arte. E qui si apre il discorso di, ma veramente una un ape che abbiamo visto qua, Mutant Ape, vero? Si chiama quel generale? Aspetta, torno indietro. Ma veramente Una una Bored Ape. che cosa è No, successo? quindi eccoci. Ma veramente una Bored Ape vale 250.000 pesos? Oppure no, cioè, è questo il grande discorso, cioè, che si apre. Quante volte ho detto ciò? Poche, poche. Sempre, cioè, tutte le volte che si parla d'arte, tutte le volte che c'è un grande cambiamento, è automatico, vivendo nella società in cui viviamo, fare il discorso, ma Gli vale vale? veramente i soldi che è? È veramente un'innovazione? Oppure so cazzate? Allora, guardi, io le vorrei mettere, diciamo, di fronte al naso la questione. Rullo di tamburi, calcio in Europa. Quanto Sì. viene pagato un calciatore? Cioè, secondo me l'esempio più diretto che abbiamo con gli NFT è il calcio. Con dinamiche che probabilmente ancora non capiamo, perché sono nate adesso, non è nate negli anni 70, 60, non so il calcio da quanto gira. E quindi, appunto, cioè, nel senso, un calciatore come un abito, Gucci, non potrà mai raggiungere quel valore per cui è pagato con le proprie tecniche, o nel senso effettivamente per quello che Però, è. Cioè, nel senso, neanche facendo gol da porta a porta potrebbe percepire quello attenzione, stipendio. perché tu non ragionas sul calciatore, devi ragionare sul sistema. Esatto, è la Cioè, stessa quindi il cosa. discorso è, mettite nei panni del Cioè, il giocatore, sistema dell'arte è come il tutti. sistema del calcio. Aspetta, magari sì, però voglio ragionare insieme. Il giocatore, tu sei un impersonato in un giocatore, sei un Sono giocatore di Cristiano calcio. Ronaldo. Perfetto. Salutiamo. Non può andare Sei un giocatore di calcio che viene ascoltato da una squadra, avanti. Sì. un club. Finito ricco io, nel Il frattempo. calcio è lo sport più seguito al mondo, credo, se non sbaglio. Guarda che carino. O il calcio o l'NBA, non so sicuro quale dei due. Il calcio è lo sport, uno tra gli sport più seguiti al mondo. E quindi il sistema calcio, Sì. guadagna tot soldi, ok? In generale. Il club tuo, tramite gli ingressi allo stadio, guadagna milioni di euro. Quindi, che succede? Che giochi a calcio per una squadra che guadagna milioni grazie a te e altre 24 persone in campo. Tu, se non vai in campo, guadagna meno. Ma come te, guadagna meno se non viene l'allenatore. Quindi il fatto è, se il sistema calcio guadagna tanto, è giusto che i giocatori vengano pagati tanto, perché sennò sarebbe ingiusto, perché le squadre si arricchirebbero senza far arricchire persone che giocano lo sport. Ok, già Quindi penso. è un discorso. E le squadre ancora, diciamo, io non so neanche, per esempio, sta roba io non l'ho mai capita, tipo se la FIFA guadagna soldi, cioè ci dovrebbe avere delle entrate la FIFA. Io penso che tipo la partita, a parte non lo so, io penso Perché che si la FIFA è prenda. che gestisce, quindi
Penso che si prenda l'utgamo in qualsiasi tipo di transazione. Sì, esatto, cioè tutti danno, diciamo, come l'IVA per... sì. Il discorso è, secondo me, col giocatore è normale, invece con l'artista, cioè l'artista chiaramente galleria, per esempio laterale, la galleria... che non guadagna con gli ingressi. Che non guadagna, cioè guadagna anche con gli ingressi, però diciamo la galleria c'è l'asta e tu chiaramente in quel momento la dinamica è simile, cioè la galleria prende un tot percentuale che arriva a te. Però comunque è l'artista che percepisce la maggior parte del soldo, del cash. E quindi nel caso dell'NFT, tornando al discorso dell'NFT, cioè la persona che crea il Bored Ape, oltre che una grande, diciamo... Hai letto quello che ha scritto Ivan, scusa. Aspetta, considerate che sono più reali quelle scimmie che i nostri soldi scritti nelle app della banca. Non so come controbattere, Ivan. Lei è troppo nel futuro. No, no, ma cioè, no, reali, d'accordo con te, esistono assolutamente. I pozzieri, assolutamente. Che quello che diciamo prima, cioè, è tipo la proprietà privata 3.0. Molto carino questo, diventa un gioiellino. Però dicevo, il fatto è che qui c'è una persona di cui non so il nome purtroppo, che ha creato Bored Ape, più o meno seguito da un team, quindi questo team, il team, a meno che non sia un fenomeno che abbia fatto tutto completamente da solo. 150. E noi ieri abbiamo detto... 100, 200, 200 e poi lei ha detto 150, 140. Ed è perfetta. Quindi il discorso è: questa persona è affiancata da un team, no? Come dicevamo, come te, Ivan, faresti la progettazione di un software. Sì, cioè, in realtà, aspetta, io adesso parlo così a flusso di coscienza. Però, stanno scorrendo così in automatico. Sì, io ho messo lo scorrimento automatico. E una persona, se tipo te, Ivan, fai il software, io ti pago per fare il software, la cosa logica sarebbe: io ti pago una volta il software, cioè quello che mi verrebbe da ragionare è: io ti pago una volta il software. Il prezzo che fai tu in base a una serie di considerazioni, chi sono, a quanto venderei i miei prezzi, i pezzi e tutto quanto, tu fai il pezzo e vieni pagato una volta. Quindi tu lavori per me, non con me, diciamo, seguendo questa logica. Quindi tutti gli incassi se li prende sto Cristo, sto fondatore, di cui cercherò il nome perché non posso chiamarlo più Cristo, è giusto che gli diamo un nome meno importante. Allora, io sono molto soddisfatto dal livello di definizione che si raggiunge carteggiando il DAS. Cosa che mi dispiace molto non poterla fare in colla vinilica. C'è un team. C'è un team dietro a... al signor Scimmia. A Bored Ape. Di 4 persone. Four friends have set out to make some dope apes. Friends però, attenzione. Sì. È un modo carino per mettersi sul mercato. Ok. Per catchy. Sarà anche la realtà, non lo metto in dubbio che sia anche la realtà. Però il livello di... ci sono strategie pure. Cioè, penso pure, nel senso non di strategie pure, non sport. No,
Ci sono anche degli NFT di uova, si diceva io. Incredibili, eh? E forse avevo sentito una volta il professore che ne parlava. Il professore lei. sì. Starcraft of Sets. Possess with smarts. Spend all their money. Leverage. Ok, loro non hanno specificato i ruoli di ognuno, né tanto meno i nomi, perché sono parecchio svegli. Can fatte sold. Però credo che nel paese loro, quello con la Lamborghini... credo che non sia incognito. Ranked by Rarity. Oh, eccolo quello che dicevamo. Il Rarity Tools, che è quello che ci dice la rarità. Il più raro di tutti per adesso è il Bored Ape 7495. Orecchini con la croce 149. No, non lo so. Però è alto. Cioè, se questo è la barra da riempire, è altissimo. In che senso? È che guarda. Però sono tutti uguali. Sono tutti rari, dici? Sì, è anche il più raro in assoluto. Bello, pratico questo. Vediamo il primo, tanto l'abbiamo venduto sicuro, vediamo il suo pensiero. Quindi OpenSea è anche mercato, solo costa fuori. Okay. 194 milioni. Mila. Che però certo, tra tasse e tutto, gli sarà arrivato un K, 100K. Io anche dice, comunque ci si potrebbe ragionare seriamente. Io ci sto già ragionando seriamente. Perché è il modo più pratico forse è la parola sbagliata, però è il modo migliore per me, sento che sia uno dei modi migliori per guadagnare del dinero con quello che reputo per me il mio lavoro. Al di fuori di uno studio grafico o quello che sia, del freelancing, cioè un modo per essere freelancer. Quindi io ci sto già ragionando seriamente. Diceva, scusa? No, che indirettamente anch'io in realtà... sto iniziando a manovrare file digitali. Assolutamente. Quindi... però... però non posso... cioè, nel senso, quanto va in contrasto il fatto che siano anche reali? No. Comunque certo. Reale non è eterno, digitale sì. Quindi... che concetto interessante da mettere in discussione. Tanto eterno quanto il contrario di eterno, però... sì. Cioè, è un eternamente effimero. È una fugace eternità. Per dire, se te pensi alle macerie, no? Quello che noi diciamo, lei è, diciamo, affezionato al concetto di maceria. Rovina, scusi. Lei non ha studiato abbastanza. No. Lei è affezionato al concetto di rovina. La rovina è una cosa fisica, un pezzo di un edificio, facciamo, un pezzo sì. Di tempio. Io prendo l'internet, prendo gli NFT come un oggetto rilegato a un enorme cervello virtuale, no? Ok. Come lei sa meglio di me,
le idee sopravvivono nel tempo, ma se non c'è più la testa, le idee muoiono e non sono più eterne. Mm. Cioè, quindi il discorso del virtuale è che va bene che è eterno, va bene che non si degrada la qualità dell'oggetto, ma se un giorno dovete, per qualsiasi motivo, concludersi l'internet, distruggersi l'internet, sì, cosa che sembra impossibile perché si basa tu sempre più tutto su quello, però quando morirà l'internet quegli oggetti saranno finiti, morti, invece le rovine, i grattacieli potrebbero ancora esistere. Tutto sta nel capire qual è più duraturo, la realtà fisica o la realtà virtuale. Certo. Che cosa già più resistenza? È la domanda del... La è, soprattutto perché non ci abbiamo minimamente le risposte, neanche a come potrebbe morire. Sono domande che spaventano. Allora, procedo. A voi la risposta. Ma secondo lei, no? Il famoso nero che abbiamo utilizzato nei cartoni l'anno scorso. Penso che servirà, penso che riuscirò a grattare il fondo di questo barattolino. Allora, Ivan ci dice che suo nonno aveva dei quadri, mio nonno faceva quadri a casa. Ce ne ho tantissimi, si potrebbe pensare di scannerizzarli e farci NFT. Questo è il pensiero di Sirio formalizzato, da rendere eterno. In realtà è il suo, solo che lei fa l'opposto, parte dal digitale, lo stampa, e Ivan parte la realtà e la scannerizza. Attenzione, con quanta precisione, eh? Adesso ve lo mostro dopo perché sennò mi emoziono. Pensavo si riferisse al mio ragionamento. Sbaglio. Veramente io faccio anche altro mentre si chiacchiera. Io le sto cercando il nero perché ho capito a quale barattolo si riferisce, però pensavo di averlo visto. Io non so minimamente dove posso averlo messo. Ma non l'ho. Però potrebbe anche stare nell'altra casa, sai. Quella la villa al mare, intende. Io sono molto... No. Io non la so fare l'imitazione del Cavaliere Nero. Io sono molto contrariato quando mi dicono Berlusconi vai a casa, perché possedendo un grande numero di case non so in quale andare. Applausi intensifies. Cioè, è stato veramente un punto bassissimo della politica italiana. Non tutto il mandato di Berlusconi, capito? Solo il clamore. Però quella specifica battuta. Non so in quale casa andare. Che fenomeno però Berlusconi. Cioè, veramente l'apice. L'apice no, però uno dei momenti più alti del populismo. Clonix, attenzione. La persona più in alto sulla classifica di OpenSea. Vediamo sti filtri. Sapete che tecnicamente è più vera o autentica la transazione dell'acquisto di questa scimmia rispetto a una transazione vera e propria in banca? Aspetta, però, tutte le lezioni che mi hai fatto sul fatto che le transazioni non sono tracciabili, cioè nel senso quelle degli NFT non c'entrano un cavolo con quelle Bitcoin. Cioè, fondamentalmente l'Ethereum è un tipo. È una tipo. Criptovaluta, quindi. Berlusconi fenomeno mi disso. Cioè io... Vabbè, Ivan, scusa, ci prepariamo per la nuova ascesa al potere. Cioè. O sconfiggili o unisciti a loro. Questi non so, ma sono qualitativamente interessanti.
c'è uno stile tanto delineato e c'è tanta qualità sto tipo qui. Mm-hmm. Però potrei far pure io, il discorso è stato tutto lì, il potere dell'NFTista nella community è quello, cioè torniamo sempre lì, o te la crei o ti si crea, ma non ti si crea mai perché c'è una quantità talmente vasta, è difficile essere scautato, certo, e... quindi allora adesso mi metto qua in camera, far vedere a tutto il mondo la mia precisione. Lo sto anche coprendo tutto. C'è capito? Poi se infra... cioè, il... prima, no? Per esempio, prima c'era un'illustrazione per mettere... per puntare il dito su alcune criticità, secondo me. Prima c'è... c'era un'illustrazione con un fumetto di Batman, sì, ridisegnato, che andava all'infinito. Il discorso è quel, cioè la DC, com'è possibile che non gli dica Monfred? Stai lucrando su... Cioè, una persona non può, io non posso mettermi a fare dei ritratti digitali di The Rock, venderli come NFT, e The Rock mi dice sì, tutto a posto, è tutto legale. Cioè, io lucro sull'immagine di una persona, in quel caso su un brand. Il brand Roccia? Com'è? Il brand Roccia? Il brand La Roccia. E c'è l'aggettivo, c'è l'articolo. C'è te. Si può vedere, ma in modo anonimo. Vedi i nomi cifrati dei portafogli che scambiano i soldi. Ah, ok. Perché non sono tracciabili, nel senso che tu sai chi è dall'altra parte, ma non saprai mai l'identità. Vedi pure sta roba più concettuale, a me mi gusta un bel po'. E questo vende tipo delle capsule con un video. Che non c'è niente di che. Però vende delle capsule con dentro delle cose. Apriamone una perché penso che non sta a capire qualcosa. Incredibile, non lo so. Non c'è, lo so, della confusione. Sì, è la seconda cosa più venduta di OpenSea, più di CryptoPunks, quindi e sta in positivo di 262%, che non è poco. Io credo che abbia più che doppiato ciò che si era prefissato. Che è in tendenza, quindi in realtà non vuol dire niente. Cioè, dice come va, come viene, va. Cioè, magari CryptoPunk ha venduto 10 opere. Ok. Però so 2 anni che vende 10 opere e magari questa ne ha vendute 20 sti 7 giorni e basta, poi si ferma. Quindi diciamo che è lungo termine, la parabola a lungo termine. Neo Tokyo Outer Identity. Vende stringhe di codice. Vende stringhe di codice che rappresentano un personaggio. No! Visionario, questo Ivan è per te, eh? Anzi, è per l'OLOF. Giusto. Io non gliela faccio a dipingere sotto la camera. Sistemiamo la cosa. Eccoci, mi metto così. No, ma tu dipingi come ti sta più comodo a te. Poi sistemiamo la camera di conseguenza. Estremamente bello anche questo. Fogo. Sandbox, vediamo di te. Io anche per far morire, perché... vedi, c'è sta persona, ma è intelligente. Ma si gioba. Si sta insieme, si fa l'NFT.
due chiacchiere e si sbarca il lunario. Cioè il fatto è questo è il mio monotype. Anche noi. Lui ha fatto delle coordinate. Compratelo. Non è in vendita. Non è NFT. Non è neanche in vendita, scacco matto. Crypto. Cryptos. Crypto miner. Allora, innanzitutto, 2D o 3D, Ivan? Ivan, scusa. Cioè, capito? In che senso 2D o 3D? Per il progetto tuo? Sì. Ma lo scegli tu. Lui ti imposta solo il però random lighting. Però lui sta dentro il costo. Lui sta dentro il sistema. Ah, dici che mi consigli? Sì. Ok, ok. Queste sono le terre del metaverso. Belle! Dice... A meno che non è un'ipotesi, belle. Ivan, come ci racconti la sua... esperienza nel metaverso? Ma Ivan, ma entra su Discord, scusa. No? Che non lo sentiamo con BS. No, non è vero. Abbiamo fatto la live. Dovrei avere il monitoraggio audio, però ho paura che crasha. No, no, non che crasha, che ci va in conflitto l'audio, cioè non ci riesce. Dovresti mettere delle cuffie. Ho capito. È un po' complicata la parte. Sto andando molto lento. Siamo in live da un'ora. Un'ora e 12. Cioè, quindi esistono per esempio le gallerie di NFT. Cioè, è una necessità che esistano. Non un stacchio. E non lo possiedo. Io non lo vedo il mio stacchio. Da Sparviero? Sì, non lo percepivo tantissimo. Mi si è uno stacchio. L'ha percepito, eh? Questa è tanta roba. Questo mi piace. Questo mi piace parecchio. Vabbè, ma qua entrano in gioco l'LSD, tutte queste cose qua. Sì, l'ha sbagliato. Il socio. NFT. Ripetiamolo per l'ennesima volta. Galdero Studio dice... No! Alle sostanze stupefacenti. Nel frattempo mi gratto la mano tipo come i tossici, capito che si gratta. Come quelli che vengono chiamati nella lontana terra d'America, i crackhead. Lo sai che io credo di stare invecchiando? Che non so se questo è un principio. Non so se questo è un principio di Gelone. Che non è Gelain, è Gelone. Salutiamo. Ciao Alessandro, continua a sfornare i tuoi fantastici podcast. Non si capisce se è 3D o 2D. Se vedi CryptoPunk, vomiti. Allora, io CryptoPunk l'ho visto, in realtà li trovo un sacco interessanti. Ma ti spiego perché è interessante, perché lui è un fenomeno, sì. CryptoPunk? Oh! Hello there! Annuzzola! Grazie Annuzzola! Grazie per il ride, Annuzzola! Benvenuti a tutti! Benvenidos! Allora, che cosa stavamo facendo? Stavamo, a parte il dipingere i progettini che abbiamo fatto nelle puntate di Colla Vinilica. Tremare le telecamere. Grazie, Bucefalo 80! Grazie che sei entrato a far parte del team. E guarda un po' che carino. È super saturato, eh? Non è così saturo in realtà, nella realtà.
Forse la telecamera frontale è un po' più pagata. Dici? Forse, non lo so. O meglio, metto la 1. Carino, eh? Questo dopo lo incolliamo su un quadretto. Invece adesso ho dato un pugno al microfono. Invece adesso siamo al appendi cuffie in DAS. Che qui ci possiamo appendere qualsiasi cosa. Perfetto. E nel mentre si chiacchierava, buonasera Yog, si parlava di NFT con il nostro Ivank on Twitch, uno dei più affezionati fans. Che purtroppo non ci siamo riusciti a collegare su Discord perché è stato un po' improvviso, però provvederemo se la discussione si protrae. Certo. E quindi si parlava della varietà di progetti che si trova degli NFT su questo sito che si chiama OpenSea, che vende e espone NFT, anche quelli di maggior successo. E eravamo arrivati a vedere uno tra i più venduti in assoluto al momento. Non venduti nel senso non fedeli alla propria linea. Esatto, no, ma venduti al mercato maledetto, ma i più venduti che realmente vendono di più, che è questo CryptoPunks. E dicevo a Ivan che ci diceva che se vedo CryptoPunk vomito, perché sto scherzando chiaramente, dicevo che lo trovo molto 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 interessante in realtà, perché lui con dei bit limitati, cioè con una quantità limitata di pixel, fa delle variabili. Ed è questo è quello che le dicevo dello scimmiotto che è diventato raro. Sì, okay. sì e è apprezzabilissimo, cioè lui guadagna incredibili somme e crea incredibili varianti attraverso, credo, se facciamo un conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, facciamo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Annuzzola, iniziamo a preparare gli NFT, che qua 20, 21, 22, 23, il mercato è florido. 26, 26 pixel per 26. Poco più del nostro mosaico. Poco più del nostro Charmander, esatto. Che andremo a prendere poi per completarlo. Qualità. Reale qualità. Però io l'ho una grandissima su questa persona. Una grandissima. Annunzio l'ha casato una delle sue. Questa è una delle sue preferite, no? Sono tutte preferite. L'ha fatte sono lei. Tutte le preferite. Della mia preferita lo è. La è assolutamente. Dice: non credo di essere adatta a queste cose. Ma come, annuncio? A te che sei tutta digitale, tutta digitalizzante. Cioè, ma sai quanto, annuncio, ma sai quanto spaccherebbe un no! Divento tuo manager negli NFT con un'idea di Sirio. La concluda poi. Ma infatti non so che cosa può aver pensato. I culi. A parte i culi meravigliosi, effettivamente neanche ci avevo ragionato. Però dicevo, ma un porcellino d'India che non è un porcellino d'India, ma non mi ricordo la razza. Un porcellino d'India che suona il sax. I culi. Sopra un palazzo in una distesa post-apocalittica. Cioè, com'era la... fatta sorte. Il nome dell'animale vorrei sapere. Ma anche il nome della commissione totale. Poi nel frattempo che aspettiamo Annunzio, vediamo altre. Bello! No, non lo so, c'è stato un distacco. Cincillà dice. Un cincillà? Ma a me sembrava più il castoro quello che fa. Ehi! Hey! Ehi! Hey! Una marmotta! Ehi! Hey! Ha detto marmotta l'altro. Una marmotta. Cioè, me lo confermi per favore, non so. Che noi ogni tanto ci ricordiamo di avere una memoria e la utilizziamo. Questo non lo capisco.
Questo non so realmente. Ah, io non stavo più in camera. Perdonatemi se esco dalla camera. Sì, marmò. La era. Io non so che sto guardando, quindi cambio. Quindi in realtà questo è il penultimo, perché li abbiamo carteggiati, perché appunto il DAS si presta molto bene al carteggiamento, quindi li abbiamo carteggiati in maniera che venivano un po' meno grezzi, abbiamo ripulito tutte le cosine brutte e in realtà appunto adesso finito il rosso della fascia sul cappello del logo One Piece, perché è molto basico come elemento, andiamo a dipingere un bellissimo sfondo sul Charmander, che per carità io adesso probabilmente farò delle fiamme, boh, non sarebbe male farci le fiamme. Dove? Consigliatemi uno sfondo da fare sul mosaico di Charmander, grazie. Queste sono le terre del metaverso. Che sto guardando, effettivamente ho scoperto che ci sono diverse. Bucefalo ti saluta. Bucefalo, è stato un piacere. No, ci saluta e credo in arrivo. Benvenuto Bucefalo. Bucefalo, ah, partecipa alla chat per la prima volta. Benvenuto e grazie. Guarda che carino, questo l'abbiamo fatto col DAS e te lo puoi recuperare nel quarto episodio di Colla Vinilica. Abbiamo messo... Ti ricorda gli episodi? Assolutamente, ne abbiamo fatti solo 6. Vabbè, 6 sono un numero imponente per la mia memoria. Abbiamo fatto 1. Numero 1, coperto completamente dalla mano di Federico. 1. Rick in DAS. Abbiamo utilizzato il DAS... Spesso abbiamo utilizzato... Ah, ok, abbiamo fatto, sì, questo, cioè, basso rilievo. DAS. Attingendo da un'immagine ricalcata dal monitor, quindi molto semplice come processo, sovrapposto qualche layer e aspettato che si asciugasse, fondamentalmente per essere appeso, appiccicato a una cornicetta. Poi noi abbiamo fatto il rig e voi da soli potete fare il morti. Esatto. Sì, no, dicevamo, l'utilizzo del DAS, non siamo sfaticati, cioè non utilizziamo il DAS, non il professore, il maestro non utilizza il DAS per sfaticatezza, però perché è il più accessibile a tutti, è il più pratico e tra i meno costosi. Guardi, lo stavo proprio spiegando oggi. John Twitch ha riscattato Barzelletta, incredibile. Se la riscatto, sì, John Twitch, vado sulla 2. Va bene, allora resti un attimo su quella di prima, mi dia qualche secondo per prepararmi. Va bene, nel frattempo allora rimaniamo sulla 3 e scogliamoci altri mondi. Pronti Ivan, per la barzelletta? Ivan, che... Ivan prima non l'ha riscattata la barzelletta. Mette della leggera pressione, Ivan. Nel frattempo guardiamo. Io penso che un giorno, se lei è d'accordo con me, facciamo il possibile, sì, averla di Totti, chiede Riccio. Quelle Totti, raga, è veramente belle. Solo che, visto che me le ero lette da bambino, allora io probabilmente ancora posseggo quel libro a casa da qualche parte, però la mia memoria la cerco. Io me ne cerco una di quelle Totti, così magari mi rivengono alla mente. Nel frattempo, e posso sceglierne qualcuna bella. Eccola, guardate che copertina. Faccia il timidore. Andiamo nella 1. No, la mostro qua. Resti. Tutte le barzellette. Ma quanto ci piace. Il capitano. Eccolo qua. Quella foto quanto ci piace. Oh. Allora, Totti da Marzullo, sommario, questa... Me l'ha detto la scorsa volta, c'è sufficiente. Tanta roba. Che poi non so se vi ricordate, bella questa! Questa, raga, questa è tanta roba. Lavorare con quel sorriso, ci dice Nichon. Questa è tanta roba, raga. Decisa. Vai, sorprendici. Allora, aspetta, però la leggo, che magari... Spenga la luce.
Atmosfera tensiva. Perché secondo me le più... Oh, benvenuti. Vi stavo aspettando. Secondo me le più belle sono quelle brevi. Cioè nel senso... Bongo tanto. Allora facciamo così, ve ne racconto una su Totti e una extra che ho sentito ieri dal signor Gigi Proiettile. Mi è capitato un video. Gigi Proietti? Sì. Perfetto. Per gli amici stretti che l'hanno conosciuto e ci hanno collaborato, Gigi Vuole Proietti. Una base musicale? Ma io credo di avere quella solita. Bongo tap. È il gatto che batte... Ok, perfetto. Allora vado, eh. Totti dice a un amico: guarda, ho trovato in edicola, faccio un po' la cadenza romana, perché penso che sia in mente. Però non si interrompo, perché sennò noi ci sentiamo male. Totti dice a un amico: guarda, ho trovato in edicola un libro interessantissimo. E come si intitola? Come risolvere il 50% dei tuoi problemi. E l'hai acquistato? Sì, ne ho comprati due. E questa è io che annuisco e voi che ridete, capito? Però io annuisco a voi che dietro lo schermo ridete. Faccio così, lo so. È stata molto divertente. Allora, il culo di Annuzzo la ride, quindi... Lacrima per quanto ride. Guardi, io ogni volta che lei dice una barzelletta, lei perde vita. Io sto male. Allora mi idrato e vi racconto anche quell'altra. No, quell'altra me la tengo. Me la faccio riscattare. Qualcuno riscatti una barzelletta, per favore. Io non riesco, non posso. Ma non è una battuta stupida, Annuzzo, eh? Una battuta piena di consapevolezza, astuzia, regia. Cioè, veramente difficile trovare barzellette di questo livello, eh? Io sono... Possiamo riaccendere la luce. Per quella di Gigi Proiettile? Se lo dici tu, scrive Annuzzo. Vabbè, riaccendiamo. Quella di Gigi Proiettile ce la teniamo. Ce la teniamo, chiaro. Quando ce la teniamo, però? Lei dopo ci abbandona. Ma chi ci abbandona? Lei non ci abbandonerà mai più. Lei resterà qua fino allo sferimento. No, no, dico le prossime live. Se nessun altro riscatta barzellette stasera... ci vediamo. Annuzzo l'ha riscattato barzelletta. Perfetto. To. Spero di ricordarmela. Allora, mi faccia finire la falda rossa, così che è simpatica. Andiamo in due. Ormai sono curioso. Allora, intanto cerco di ripercorrerla, capito? Allora, via. Vai con la barzelletta, l'avete riscattata. Andiamo con la 1. Quando lei è pronto... Quindi, allora, anche il mio canale finalmente ha una motivazione per lasciare la live accesa e accumulare punti. Adesso la barzelletta la facciamo schizzare a 10.000. Voi fate bene a fruirne adesso, che costa poco. Dovete piangere per chiedere una barzelletta. Allora, vediamo se riesco a raggiungere un po' il maestro. Allora, c'è questo rango. Allora, aspetta, lei è già partito male. Lei non si avvicina a Gigi Proiettile. Non lo faccia. Lei la dica come la direbbe se stesso. Vabbè, nel senso, un po' la cadenza romana, se c'è, non deve essere una... No, però prima le volevo dire che lei ha provato a fare la cadenza romana. Sì. Ha parlato più normale del solito. Oh, vabbè, ecco come ho parlato di normale. Io ho un italiano perfetto in live, non dimentichiamocelo. Allora, c'è sta sto rango tango. Sta così sull'albero, così. Oh, parli un po' in marchigiano, va bene? Ma io non so, bravo. Sta sto rango tango, così, sull'albero. Si sta fumando spinello. Sta fumando su spinello, va. Mazza, che bella giornata, proprio buono sto spinello, ciao, e Ivan già si è triggerato.
e sfumacchia. A un certo punto arriva da un ramo una lucertola e fa: ah, che ti stai a fumare? Ma guarda, mi sto fumando uno spinaccio, è pure buono. Così, sono orango, non è che c'è tanto da fare nella vita dell'orango. Allora la lucertola fa: oh, ma che mi fai un tiro? L'orango fa: ma che si matta, si piccolissima, un tiro di questa te manda sulle nuvole, cioè nel senso te fa esplodere. Ah, vai, dai, fammi fantire. Vabbè, dai, piccolo però, eh. Allora io te la faccio provare, però fai un tiretto piccolo, perché questa è potente, te manda per aria. Ammazza, quanto è potente sta spina. Sto spino. Potentissimo. Tocca che vada bene. Sei intossicata nel frattempo, certo, l'ha capito. Tocca che vada bene un po' d'acqua. Aspetta che vada bene un po' d'acqua, che sennò qua c'è il mango secco. T'avevo detto che era potente. Allora certo, va al fiumiciattolo là vicino. Va a bere quest'acqua con questa gran sete che si portava dietro. E incontra l'alligatore. L'alligatore fa: ma non so perché c'è questa cosa dei gesti, ma è simpatica. Ma oh, ma perché stai bevendo tutta questa acqua? Che ti è successo? Sei intossicato? E ho detto: ah, madonna, sta l'orango che mi ha fatto fumare questo spinellino. E era uno spinellone, perché mi ha mandato per aria. Sono dovuto venire a bere, perché sennò c'è il manico secco. L'orango si sta fumando uno spinello. Aspetta che gliene vada di quattro. Allora, sai come camminano gli alligatori? Camminano così. L'orango fa: allora, ma che te stai a fumare lo spinello? L'orango si gira: mazza, quanta cazzo d'acqua hai bevuto! Tudum. E questo sarà lo stacchetto ufficiale delle barzellette non divertenti. Il signor Nicolò ci grazia con una risata finta. Gags. era simpatica. Lo so, Annunza, anch'io la conoscevo e... ah. Abbiamo aspettati pazientemente la fine. Abbiamo analizzato meticolosamente la sua... Quindi non ve la siete goduta, siete solo stati puntigliosi. Pazienti, la parola giusta. Ma va bene. In tutte le sfaccettature. Allora, se voi la conoscevate, vuol dire che siete persone colte. Ma ritorniamo. Però volevo vedere la sua performance. Ancora c'è poco di mio, perché ancora è la prima volta che la racconto, quindi... Va bene, possiamo ripassare a far vedere le boiate che facciamo e non quelle che diciamo. Ma Gigino, chi non lo conosce? È certo. Gigi Proietti, chi non lo conosce? È certo. Vabbè, lo dici perché se l'ha inventata? Com'è? Se l'ha inventata il signor Proiettile? Io non lo so. Non so se è... Bellissimo, vedi? Ivan, è un problema tuo della chat in ritardo, perché quella di Nicolò arriva subito. Nicolò è arrivata con qualche secondo d'anticipo. Ancora Nietzsche, spiega Ivan come fixare il suo delay in chat, per favore. Boh, però mi pare di averla sentita sempre da lui. Sì, anche io. Cioè, l'unica volta che ho sentito sta barzelletta era il signor Gigi Proietti. Cambio questa telecamera. Bisogna avere la finta fibra, dice. Quella porto potentina? Nel frattempo io... Signor Bullet. Bullet. Spero vi abbia allietato. Buonanotte, Nitch on Twitch. È sempre un piacere vederla in chat. Grazie che sei passato, Nitch. Passa una buona serata, nottata. Anche perché effettivamente sono le 11:03. Credo che qui c'è stata quasi il momento. Una pittura meticolosa, eh? Interessante, questo che era solo Mondi.
Io sono interessato a festa. Questo è bello, Franci. Ma quanto è bello, zio. Bello. Comunque adesso le condivido un pensiero che ho fatto ieri. Mentre mi aggiravo, ieri c'era un tramonto bellissimo, ok? Hanno postato N foto del tramonto ieri. E mentre tornavo a Porto Potenza, sulla stradona quella lunghissima coi dossi, non so se se la ricorda, sì. Quella pianeggiante. Non dimentica. Diciamo all'orizzonte c'era questa sovrapposizione di nuvole rose, cioè nel senso non era più arancio in realtà, erano diventate palesemente magenta come nuvole, e l'azzurrino del cielo, ok? Quindi c'erano questi c'erano questi pieni vuoti alla vista in cui si alternavano rullo di tamburi, rosa e celestino. Niente poco di meno che i colori per antonomasia del Vaporwave, sì. Del 3D, del... cioè fondamentalmente del 3D, dei neon futuristici super pop che utilizzano o il rosino o il celestino. E quindi mi ha fatto spicco, perché comunque è molto naturale. Cioè quasi che l'hanno presi dai tramonti degli anime, che spesso li fanno rosseggianti. L'hanno presi chi? Cioè la natura? La cultura... Ah! La cultura vapor. Allora, intanto Ivan ci dice, ma io l'uovo oggi o la gallina domani? Scopra le sue carte. Guardi, diciamo che in maniera ragionata è meglio la gallina domani, però sappiamo che tutti per arrivare a fine giornata con un uovo ci dimentichiamo che esiste la gallina. Mi piace come risposta, è abbastanza avvilente. Lo chiede a Ivank. Ivank è soddisfatto? Tra mezz'ora ci arriverà il messaggio. Io Ivan ragiono per avere una gallina, ma il futuro per adesso, o meglio, per non sopperire al presente, vado alla ricerca di uova. Inarrestabile. Eccoci qua, fra. Ma lei ha fatto, diciamo, cioè... Che vuole fare? Vuole dipingere anche il Charmander? Allora, ci possiamo fermare. Dai, sono le 11. Charmander. Mi piace? Ci appendiamo qualcosa? Ci appendiamo il Grinch. Oh, è bello. Ricordiamo il Grinch, cartone più bello del mondo. Che non è un cartone. Devo vedere il cartone del Grinch. No, vediamo. Il Grinch nasce probabilmente come cartone. No, penso che... Come fumetto. With the Hat è il film che nasce addirittura come fumetto. Aspetta che vi faccio vedere a quale mi riferisco. Un film che io non ho mai visto. Aspetta, però The Cat with the Hat è un'altra cosa. Io ho capito il film che dice, è quello col cappello a strisce. Però che c'entra col Grinch? No, non c'entra niente, però per dire che questa persona... Era per flexare... Cioè, ah, perché è natalizio. Questo nasce prima come fumetto e poi dopo diventa film. Ok. Di un'inquietudine incredibile questa figura. Provi a scrivere The Nemesis... No, The Nemesis... Come diavolo si chiama? No, la Nemesis. No, la Genesi. No. Mi riflexo intanto entrambi. Questo è il cartone che è uscito di recente. Bellissimo. Ci potete Bored Berry e Grinch Pass.
Empatico, empatico. Oh, e quindi sì, siamo giunti, il Grinch passa, l'aveva scritto Ivan. Siamo giunti alla fine anche di questa puntata, quindi sì, penso ci sarà un ulteriore Caldiero Studio in cui continuiamo i lavoretti, tanto man mano che ce li portiamo avanti. Un romanzo, i fumetti e alcuni film. Ah, quindi nasce come però, romanzo. Nel 1957 lo scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss. Certo. Scrizione del personaggio, storia editoriale. La sua prima apparizione è al nel libro per l'infanzia, quindi How the Grinch Stole Christmas. Bello! Il personaggio divenne speciale per... e poi è arrivato il fan, scrisse, poi ci scrisse un libro e pubblica prodotto, eh? Eh sì, dai, comunque ci sta che era... Cioè me lo immagino molto che le sue prime apparizioni le abbia fatte tipo sui quotidiani, capito? Le famose stringhe là, come si chiamano? Le strisce. Presente Olaf. Presente Olaf. E... Va bene, va bene. The Grinch Grinches The Cat in the Hat. Che mi sa che è lo stesso autore. Dai, ti paragonava. Dottor Seuss. E anche perché sono uguali. Stesso autore. Cioè, nel senso, il primo Cat in the Hat che ha fatto vedere era palesemente uguale a Grinch. E c'è anche Lorax! Chi è Lorax? Lorax! Non lei non sa chi è Lorax. Sto per livello tipo... Stavo per entrare... Lorax! Ma chi è Lorax? Lorax. È un altro personaggio... Pazzesco, un'estetica meravigliosa. No, non lo conosco. Ma chi possiamo raidare? Chi si merita? Allora, dai, torniamo sulla prima. Ragazzi della community. Vediamo chi... chi... Ho sbagliato pulsante. Vedi, Annuzzola, c'era il rischio che raidavamo la stessa persona, invece te mi hai graziato. Assurdo l'altra volta. L'altra volta è naturale. Allora, io lo posso dire da qui, penso. Dario Moccia, abbiamo tra i seguiti Power, Omiatol, Giacchiabbo e non glielo dico Paolo Chiavetta perché non lo radiamo, Paolo Chiavetta. No, no. Un saluto a Paolo Chiavetta. Ma... Mi dica... Allora, è bellissima la... Ma andiamo su arte, spogliamo. È bellissima la... Allora, per chi è rimasto, per favore... Fakeiamo una donazione. Perché abbiamo appena impostato l'alert delle donazioni. Se qualcuno vuole donare un dollaro, ma se vuole. Adesso vi facciamo. Torni sulla 2, torni sopra. Torno sopra. E vi facciamo appunto. Vi faccio atmosfera. Ma è bello. Allora, vi rendiamo partecipi dell'immensa. Schianto in chat. Dell'immensa alert. Alert. Dell'immensa alert che abbiamo preparato per voi. Quindi dopo questa faremo il ride. E niente. Ci rivedremo. Ucciso, controlli. Ci rivedremo questi giorni. Va bene, allora io intanto vado sotto arte. Pronto? Faccio la faccia, eh. Allora vai, vai, simuli la donazione. Pronti tutti? 3, 2. grazie. Applausi per noi. Allora, la rimetta per favore. Esatto, è stato un doppio. E scompare. Va bene, va bene. Tra le cose di cui siamo più fieri. Sì, è stata. Facciamo un recap veloce degli alert che abbiamo. Abbiamo quindi. Vi devo far vedere. Abbiamo quello del follow. Allora, quello del follow. Questo è stato cosa che fa trenare le camere. Mi dovete perdonare. E il signor Orlando.
Ma anche a voi arriva doppio l'audio, dici, sì. Però puoi mutare Stream Elements. Infatti l'ho mutato. Poi abbiamo... Ragazzi, sono veramente euforico. La sub, che ricordiamo con Amazon Prime è gratuita. Abbiamo il ride. Allora... il maestro Obi-Wan, che salutiamo. E abbiamo il tip. E là c'è l'impennata, capito? Ci hanno chiesto chi è. Attenzione. Ma chi è? Guardi, Ivan, io... Grande delusione. Io credo che lei sia per certi versi molto avanti e per altri un po' indietro. Ma è giusto, è già un bilanciamento corretto. Allora, lei deve sapere che il signore in questione è Franco Gioia, divenuto famoso dal compagno, nonché fischiatore, forse lui lo conoscerai, quello che fischia, che fa... che fischia tutto, che ha le gengive che si vedono. Però in realtà abbiamo scoperto che c'è stato un plot twist e quindi l'attrazione principale è diventata Franco Gioia, la spalla. E... però comunque diciamo le massime views le fa ancora Duracell, che un po' come la Warner Bros. Con Big Bang Theory continua a spremere materiale dal signor Franco Gioia. Poi vabbè, quando gli avvicina la telecamera sotto, sotto i denti per far vedere che è sdentato, là, là... sono personale. Risimuli, risimuli che facciamo muore, vedere al pubblico muore, i denti muore. Che non ha il signor Franco Gioia. E quindi... va bene, no, non fa niente, la gente ci ha donato realmente, non abbiamo simulato niente. Allora, io da qui non posso non posso selezionare gli italiani, cioè nel senso non posso ordine e filtro, lo posso fare. Perfetto, vediamo, vediamo, non posso. Vediamo, lo faccio io, non fa niente. Lo faccio io. Impresa pittorica riusciremo, perfetto, c'è cioè una persona che è italiana. Si chiama Art Stem Sara. Che è successo? Ah, non c'è più il desktop. Non c'è più il desktop, ma ci andiamo a far cosa? Non fa niente. E se lei mi dice chi la aiutare io... Art Stem Sara, se leva su arte è io la non prima. Non posso andare su arte perché faccio il ride, lei mi deve dire il nome. Allora, Art Art Sem S-E-M Sara. Sara. Allora qua il nome è impresa pittorica, riusciremo a migliorarlo. Io direi andiamo a scrivere tutti insieme, ci riusciremo, ce la faremo. Ci riuscirai, che credo che sia. Ma lei ha scritto riusciremo. Ego riferito, cioè un pluralis maius statis o come si pronuncia il latino. Io direi che andiamo a scrivergli tutti, ce la faremo. Ce la faremo. È chat solo seguiti? Maledetti. Vediamo. Perfetto, è chat libera. Quindi Siraida, signori, grazie per essere stati con noi. È stato bellissimo come sempre, grazie Sirio. Grazie a te, Federico. E appunto, con la vinilica si interrompe qui, il Galdiero Studio non lo sappiamo. Per quest'anno, lei dimentica sempre il pezzo finale, lei prende l'ansia quando lei giudica la fine di questo percorso. Vabbè, la gente è abituata alle pause natalizie. L'anno 2021 per una cosa. Va bene, per quest'anno 2021 finiamo qui appunto. E lei ha già preparato il ride, non è che parte come l'altra volta. Stavolta cercheremo di non interrompere. Perfetto. E quindi ci vedremo sicuramente per altre live, con la, non per con la vinilica, forse per il Galdiero Studio. Ci terremo comunque compagnia durante le vacanze di Natale, non si molla nulla. Stateci bene e ricordatevi che a Galdiero Studio nulla si distrugge, ma tutto si crea. Buona serata a tutti. Buona serata a voi, aspettiamo questi 3 secondi giusto per... Grazie mille a tutti, buon Natale e... buone feste, ciao!